Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Animal Crossing. Come potete vedere stiamo volando verso un'isola a 5 stelle tutta da visitare. Oggi andremo sull'isola di Antonio, sulla sua Rennopoli, se non sbaglio. Anche la scorsa volta però abbiamo visitato una fantastica isola a 5 stelle, abbiamo visitato infatti l'isola newyorkese di Rob. Se vi siete persi il precedente episodio potete andarlo a guardare adesso, ve lo lascio qui su nelle schede. Atterraggio perfetto! Dunque ragazzi, prima di iniziare con l'episodio di oggi e salutare Antonio, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e lasciarmi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. E vi ricordo anche per questa serie in particolare che potreste essere voi i prossimi protagonisti di un tour di un'isola a 5 stelle. L'unica cosa che dovete fare è farmelo sapere giù nei commenti oppure utilizzando i social che trovate qui di fianco. Detto questo, vi ho detto veramente tutto e possiamo iniziare con il tour di oggi. Eccoci qui ragazzi su una nuova isola a 5 stelle. Oggi è il turno di Antonio che, come tutti voi state facendo ultimamente, mi ha preparato dei regalini. Eccolo là! Strafigo, il re dell'isola, ma io mi devo subito adeguare perché mi devo vestire per bene per l'occasione, perché nel frattempo ero vestito come vado in giro solitamente sulla mia isola. Guardatemi quanto sono carino, sembro una prugna delle nevi, e invece devo trasformarmi in prugna esploratrice professionista. Anche lui è esploratore, si vede che Antonio guarda i miei video, spero, credo che sia così, grande Anthony. Complimentoni, siamo vestiti uguali uguali uguali. Allora, prendo i miei regalini, thank you, vediamo che cosa abbiamo avuto ragazzi. Apriamo, abbiamo avuto un'armatura dorata, grande, mi serve questo progetto per fare l'eroe robot. E ragazzi, ho scoperto anche un segreto per l'eroe robot e poi un microfono. Quindi lasciamo il regalo per Antonio. Yeah! Questo è per te. E, dicevo, ho scoperto un segreto per l'eroe robot, ma ve lo svelerò in un prossimo video nel quale faremo un po' di commenti su cose in generale insieme. Dunque, allora, l'accesso all'isola è molto stretto, ci sono delle siepi qua e là. Direi come prima cosa di ricordarci di fare le cose per bene e andare a guardare la mappa, ragazzi. Allora, mi sembra tutto molto lineare e mi ha detto Antonio che c'è una zona dell'isola che non ha ancora finito di arredare, quindi ci saranno dei posti che non sono ancora arredati. Però mi ha detto che ha preparato una caccia al tesoro, quindi ci sarà dell'altro da fare ragazzi, quindi vedremo delle cose particolari. Qui c'è quindi Antonio, poi c'è Antonio 2 che è sempre lui e ci sono degli abitanti un po' a caso, tranne Marina che è molto figa e anche Emilia è molto figa ragazzi, ha una casa bellissima anche lei. Rachele, anche non male. Beh, alla fine ci sono molti abitanti, niente male. Savanna, non l'avevo mai vista prima d'ora, sembra essere una zebra. Ok, perfetto, siamo pronti. Dicevo, a proposito dell'ingresso, che è tutto molto lineare e stretto con le siepi. E sulla destra pare ci sia il municipio, ragazzi. Ci sono tutti i fiori che devono crescere. E qui c'è un piccolo salottino, ristorante sulla spiaggia, molto bello. Allora ragazzi, a proposito di questo set qui sulla spiaggia, vi dico che questo tipo di poltrona mi serve perché posso fare questo divano, ma non posso fare questa poltrona, ma per fare questo divano serve questa poltrona, maledizione, lo so, zona rustica, la vorrei fare anch'io se riuscissi a uscire da questo inghippo. Vorrei mettere questi mobili nella mia zona da campeggio, bellissimo questo tavolo che è quello che sto cercando anche io. Qui c'è un piccolo lettino solo. Oh, attenzione, ma quello è un raro scalabeo arcobaleno che è appena scappato, lo volevo acchiappare visto che sono un esploratore e archeologo professionista, ma sono anche un... come si dice? Non ornitologo, quello è quello degli uccelli, come si dice quello degli insetti?
Non mi ricordo. L'ignoranza ha preso il sopravvento. Come si dice? Oddio, una trappola! Antonio è caduto in una trappola. Dovrei cadere nella trappola anche io, ma invece non mi faccio fregare. E mi faccio una risata. Vediamo se cado. No, questa non è una trappola. LOL. Antonio è caduto in una trappola, ma io no, a quanto pare. Quella non era una trappola. Vediamo che cosa dice. Ci dirà che qui intorno ci sono delle trappole. Bisogna stare attenti a non cascare. Parco. Bellissimo, in effetti. Questa, ragazzi, è la prima volta che vediamo un parco di questo genere. E in effetti è proprio una grande idea. Questo è proprio un parco come quelli, diciamo, ai quali siamo abituati. Un parco con la fontana, giochi per i bambini, un po' di roba in generale. Bella idea davvero. Proseguiamo e vediamo che cos'altro ha preparato Antonio. Qui deve esserci il museo, ragazzi, ma prima ci sono dei bellissimi fiori e c'è tutto un cimitero. Oh, wow! Devo piangere, allora, attenzione. Ho la nuova emozione del pianto e devo piangere verso le tombe degli antenati. Che triste, sono morti. Ma anche io voglio l'inchino, diavolo, ma questo è proprio un inchino vero. Io non ce l'ho questo inchino, ragazzi, non lo posso fare. Come sapete io ho un inchino falso, ma l'inchino falso non è che poi mi serva tanto. Voglio l'inchino vero. Cimitero adesso scriverà. E infatti, cimitero. Eh sì, è molto triste. Abbiamo visto che è triste. Ok. Bellissime queste piante. Ehi, ma lì c'è un pescione. Bellissime queste piante. Questa credo sia una pianta di cacao, ragazzi. Ed è veramente bellissima. Vediamo Antonio che pesca. Ah, una canna da pesca, tra l'altro, bellissima. Che è una di quelle speciali che si possono prendere. Vediamo che cosa riesce a pescare, ragazzi. Sono proprio curioso in questo laghetto. Vediamo, siamo pronti con l'applauso o con la risata? Risata, applauso, dai, applauso come fanno gli abitanti quando ci vedono pescare. Una bella carpa. Dicevo, questa pianta di cacao è bellissima, me la devo far dare perché è bellissima per il mio negozio di piante, potrebbe essere perfetta. Ok, qui c'è la zona con il museo, con tutti i negozi, abbellito con un po' di posti a sedere, un bel telefono, una fontana. E ci sono poi il negozio di ago e filo. E guardate quante altre cose bellissime ci sono. Un sacco di cespugli sistemati per bene. Sono tutti quanti fioriti. Io cespugli in fiore non ne ho più, maledizione. Allora, nella parte qui a nord deve esserci un giardino zen, a quanto pare. Eh sì, un bel giardino zen, un parco zen. Pensavo fosse una trappola, invece no. Vediamo che scrive. Zona zen, infatti sì. E c'è questa bellissima piantina nell'angolino, questa bellissima piantina con poi lo stereo, questo qui, la musica, questo qui a bambù, è stupendo, io non ce l'ho, ragazzi. Se avete il progetto, perché non me lo mandate? Mi piacerebbe tantissimo avere questo tipo di stereo, sarebbe perfetto per la mia nuova zona in stile giapponese con l'onsen, ragazzi, il bagno termale. Guardate che lavoro è stato fatto con tutte queste rose. Ci sono un sacco di rose ibride, un sacco di rose d'oro, ragazzi. Da quest'altra parte, attraversando dove c'erano tutti quei bellissimi cespugli. Oddio, ma quanto è bello quel topo! Ma chi è? Chi è questo topo? Zona casa degli abitanti. Chi sei, il topo? Devo parlargli per forza, perché è un topo cinese, quantomeno. Greta! Oh, non ti ho mai visto prima. Sei qui in visita? Benvenuto, allora. Io sono Greta. Tu sei Elfio? Piacere di conoscerti. Questa è un'isoletta molto carina, adorabile, come una margherita in un prato. Buon soggiorno, allora. Grazie, cara. Quartiere residenziale. Infatti, ci sono dei pavimenti particolari con questo pattern simpatico con tutte queste foglie sparpagliate per terra. E ci sono tutte le case degli abitanti sistemate bene in fila. Chi è questo qui? Vediamo. Savannah. Ti piace Savannah? Credo che Antonio piaccia Savannah. In effetti la zebra non è proprio niente niente male. Devo per caso entrare? No. Magari sta craftando, possiamo prendere qualche bel progettino? Magari. Chi è che ha questa casa bellissima? Greta, infatti Greta ha una casa stupenda, me l'aspettavo. Qui perché è chiuso? Perché lo vuole mandare via? Come mai è chiuso dentro questo tizio? Non lo vuole far uscire, secondo me se lo chiudi dentro così
Lui è intrappolato praticamente nel suo giardino, lei è brutta. Se lo lasciamo intrappolato, magari non può andare tanto in giro e non possiamo neanche parlargli, e quindi è un buon modo per mandare via un abitante. Vediamo qui chi altro abbiamo. Marina, che è bellissima, lo sappiamo. E poi abbiamo Rachele, che anche lei è bellissima, non è niente male anche lei. E qui abbiamo Annibale. Ok, che è l'elefante, credo. Abbiamo fatto il giro della zona residenziale. Ehi, ma qui c'è un progettino, che cos'è? 7 scatoloni piccoli, ce l'ho già, se no me lo sgraffignavo. Mi nascosto mai, mai, ragazzi, una delle regole. Quando si va a ospiti sulle isole di qualcuno, sull'isola di qualcuno, è non toccare mai nulla senza permesso, altrimenti si è dei cattivi viaggiatori ed un esploratore professionista come me non si perde in queste piccolezze, non commette questi piccoli stupidi errori. Eccoci qui a casa di Antonio, ragazzi, con una bellissima torre di Pisa, e possiamo entrare all'interno. Wow, ha una portona, anzi un portone di metallo pesantissimo. Boom, guardate come sbatte. Vediamo all'interno che cosa ha combinato. Eccoci qua, wow, non me l'aspettavo, perché l'isola è piuttosto vuotina. Sta ancora continuando ad arredare. Qui invece abbiamo un salottone bellissimo con un sacco di cose messe dentro, come piace a me. Oh, dei progetti. Cosa abbiamo qui? Non me lo dice perché sono dentro casa, mi sa che non li posso neanche toccare. Vediamo nelle altre stanze che cosa ha combinato Anthony. Oh, il bagno! Ragazzi, questo bagno è stato preparato apposta per me. Per fortuna c'è la carta igienica, perché ho qui un regalino che sto conservando da un bel po'. E direi che è arrivato il momento di sganciarlo, ragazzi. Sediamoci sul gabinetto. Oh, sta succedendo qualcosa. Forse Antonio se n'è andato, non vuole assistere alla mia performance, ma io devo mollarla, ragazzi. Uno. E due. E tre. E l'ho fatta tutta, ragazzi. Ho sganciato anche qui un bel ricordino. Antonio, questo è per te. Mi raccomando, conservalo con cura. Purtroppo devo tirare lo sciacquone, altrimenti te l'avrei lasciato lì a galleggiare, perché questo è un ricordino lasciato da Erfio, esploratore professionista, Prugna, esploratrice professionista. Quindi questo è un regalo speciale. Benone, dopo aver fatto il servizietto, il solito servizietto, possiamo proseguire verso la prossima zona. Antonio si era preoccupato perché non mi vedeva arrivare, ma io ero occupato a sganciare un ricordino, ragazzi. Che facevo? Non lo sganciavo? Andiamo a vedere le altre stanze. Dunque, da quest'altra parte abbiamo una camera da letto al buio. Ehi, aprite le tende, fate entrare un po' di luce. Oh, si sono accese le luci, le sta accendendo lui. A tutta velocità, oltretutto. Che cos'è questa cosa? C'è una specie di sillabario, si chiama così? Non lo so, per i bambini comunque, per imparare l'alfabeto. E c'è un letto rustico con la sua camera da letto, con la sveglia, ragazzi. Importantissima, altrimenti si dorme imperterriti, perché lo sappiamo che noi tutti siamo dei grandi dormiglioni. Ok, sei pronto? Vai, guardate quanto siamo carini tutti e due esploratori con Marlin al centro. Quasi quasi sarebbe il caso di fare una bella foto qui al centro, ma ovviamente appena lo dico vi muovete tutti quanti, non mi fate mai fare una cavolo di foto in santa pace. Ok, proseguiamo verso la prossima stanza, vediamo che cos'altro c'è. Questa è vuota completamente. È una stanza vuota, vediamo che cosa c'è qui, che sta combinando in questa stanza. Stanza di legno ferro. Ok, si direbbe che questa stanza non è ancora completa, quindi è un lavoro in corso, in creazione, infatti ce lo sta dicendo anche lui. I mobili legno ferro sono un po' difficili da trovare, quindi in bocca al lupo, amico, anche a me piacciono tantissimo. Ma sto aspettando di trovarli prima di allestire una stanza tutta quanta fatta così, perché altrimenti rischia di rimanere vuota. Eccoci qui al piano di sopra, dove purtroppo ci sono un sacco di rape marce. Attenzione, sono marcite tutte le rape.
Che cosa è successo? No, sicuramente hai fatto qualche viaggio nel tempo, amico mio, e hai fatto marcire tutte le tue rape. Ma va bene, dai, non fa niente, non fa niente. Quindi il manager qui, c'è un ufficio del capo, del boss, che di solito fa grandi affari con le rape, ma stavolta le ha fatte marcire. E al muro ci sono dei bellissimi abiti, ragazzi, presi da Zelda, Breath of the Wild, e anche quell'altra è una felpa di Zelda Breath of the Wild. Bellissimi, bellissimi questi modelli personalizzati. Se non sapete come si fa a creare dei modelli personalizzati, potete andare a vedere il mio video dove ho fatto una guida per mostrarvi come si fa. Stanza preferita, attenzione, vediamo che cosa c'è al piano di sotto nella sua stanza preferita. Oh, musica, concerto, ed è sulle nuvole, ragazzi. Bellissimo, c'è un sipario tutto intorno che non avevo mai visto prima. Poi ci sono dei faretti per terra e si vola sulle nuvole in questo spettacolo bellissimo dove possiamo suonare insieme della fantastica musica, ragazzi. Bellissimo, l'arpa non l'ho mai suonata, ma credo che non faccia rumore a sufficienza per essere sentita con questa musica assordante che c'è qui. Non si sente molto neanche la chitarra elettrica, l'unica cosa che si sente è la batteria, che è sempre lo strumento più forte di tutti. Piccola curiosità, ragazzi, io so suonare un po' la batteria, però qui in questa casa dove vivo adesso non ho la batteria per esercitarmi, quindi da un bel po' che non la suono. Dovrò comprarne una nuova e trovare il posto dove metterla soprattutto. Ok, ragazzi, eccoci all'esterno di casa. Vediamo che cosa vuole fare. Ah, ci vuole mostrare i suoi completi. Motociclista, ne abbiamo visti un bel po'. No, poi c'era il califfo. Poi c'era il cowboy. Ci sono il completo elegante. Ci sono un po' tutti i completi che ha Antonio. Sport. Ce ne sono alcuni che non avevamo mai visto, tipo quello lì da califfo. Viaggiatore, questo qui da viaggiatore. Poi che cos'altro abbiamo? Boom, re, questo qui lo conoscevamo. Esploratore insieme ad Elfio. Siamo uguali, uguali, uguali. Ci dovremmo fare una foto, vediamo se ci riesco, ragazzi. Stavolta vediamo se mi dà il tempo di fare una fotina. Mi posiziono per bene. Un bel po' di zoom. No, perché c'è il cavolo dell'albero. Però vediamo se con R. Oh, almeno io guardo in camera. E ci siamo fatti una bella foto. Vediamo questa caccia al tesoro che voleva farci fare Antonio. Oh, ragazzi, pare sia partita una gara. Non l'avevo mai fatto prima d'ora. Quindi sono un po' impreparato. Non so che cosa vuole farci fare Antonio. Ma è partito un cronometro di 10 minuti. Caccia. Ah, ok. Dobbiamo cacciare qualche cosa e vedere chi riesce a vincere. Qui c'è un pesce. Io parto subito con un pesciolino. Vediamo se faccio in tempo. Nel frattempo il mio doggo sta facendo la sua solita incursione. Ma la cosa che non capisce questo monello è che sfonda la porta ogni volta. Quindi non si fa questa cosa. Non si fa. Bisogna posizionarsi per le cose sotterrate. Ah, ok. Dovrei prendere le cose sotterrate? Cronometro fermato. Vediamo, forse sto sbagliando. Forse è il caso di prendere le cose sotterrate? Via il cronometro. Ops, ho preso un pesce. Forse ho sbagliato? Vediamo, mi deve spiegare lui che cosa vuole che faccia. Non i pesci. Ah, ok. Devo prendere le cose sotterrate. Secondo me, vediamo. Non so che devo fare. Questa è una novità assoluta per me. Le cose sottoterra. Va bene, ok, andiamo a cercare le cose sottoterra. Ne ho viste varie in giro. Vediamo un po' dove erano. Erano nel parchetto, se non sbaglio. Quindi sono riuscito a vedere un po' di cose sotterrate. Vediamo un po' che cosa. Oh, ma ci sono dei regali? Vediamo, forse ci sono delle schifezze tutt'al più, per lo più. E devo capire quali sono le schifezze e quali sono le cose invece che vale la pena. Ventilatore retro, bello. Vediamo, devo scavare ancora? Un altro regalo! Quindi su quest'isola praticamente devo avere un milione di regali? Com'è la storia qui?
Devo avere un sacco di regali, ma me li sono meritati. Che ho fatto? È il mio compleanno, forse? Non lo so. Vediamo, moquette tigrata. Non ce l'ho. Wow, che bello, grazie. Yeah. Quindi ho 8 minuti per raccattare tutte le cose, ma ho visto più o meno in giro dove sono tutti i buchi, quindi credo di riuscire a trovare più o meno tutto. Vediamo. Mi ha sparpagliato. Oh no, c'è una trappola! Ma l'ho scavata! Me la sono cavata! C'era una trappola! Questa qui la rimettiamo qui a terra quasi quasi, se ci riesco. Oppure vediamo qui che cos'è. C'è un regalo. Ok, sarei dovuto cadere nella trappola, mi sa, ma sono troppo sveglio. Io sono una prugna intelligente, non cado nelle trappole. Ma qui mi sa che c'è un'altra trappola e sono fregato. Qua ci devo cadere per forza! Ehi, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Sono rimasto fregato! Sono nella trappola! E ho fatto anche un obiettivo, quindi sono contento di questa cosa, ragazzi. Yeah, regali! Ma non ho spazio per tutti questi regali, ragazzi. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un ombrello ciliegie. Lo devo imparare subito, così faccio un po' di spazio nell'inventario. Poi magari piazziamo anche il pesce da qualche parte, perché altrimenti non ho spazio. Comodino di legno. Wow, non ce l'ho! Questo è uno dei progetti che quella sederona della mia fidanzata ha e io non ho. Perfetto, bellissimi questi progetti. Ok, vediamo se riesco a trovare nel tempo limite qualche altro regalo. Bellissima questa caccia al tesoro, non me l'aspettavo. Ma mi ricordo più o meno quali sono le cose che si possono scavare, quali sono le cose che non si possono scavare, perché più o meno ci sono già passato sopra, ragazzi, perché me l'aspettavo. Ghirlanda di frutta. Non ho neanche questo progetto. Speriamo di trovare tanti altri progetti belli. Che bello, grazie, sono contentissimo. Ma 10 minuti secondo me sono tantissimi per scavare. Eh sì, vabbè, manco fossi un cieco. Oh, no, questo è un fossile. Lol, questo è un normalissimo fossile. E qui che cosa abbiamo? Oh, non è una trappola, è un altro fossile. Sto derubando tutti i suoi fossili. Tra l'altro a me non servono neanche. Oh, un regalino. Vediamo se ho spazio. No, scambiamo. Gli lasciamo i fossili, ragazzi, perché a me non servono. Rimettiamo a posto il fossile. Questo deve essere Annibale, se il mio intuito non mi inganna. E il mio intuito non mi inganna mai, perché io sono un esploratore professionista. Dunque, poi moquette cortile, non credo di averla. No, invece ce l'ho, quindi la lasciamo e lasciamo spazio. Ok, per fieto. Qui dietro ci deve essere qualche regalo strepitoso. Mi aspettavo qualcosa di nascosto qua dietro, invece no, non c'è nulla. Quindi cerchiamo gli altri regalini in giro. Ho trovato un altro regalino e vai, vediamo che cosa ho trovato. Apri. Vaschetta per uccelli. Credo di avere anche questo progetto, quindi lo lasciamo. Ok, infatti ce l'ho. Vediamo un po' che cos'altro riesco a trovare nel tempo limite. Oh, ho schivato la trappola, credo. Credo di aver schivato la trappola. Questa è una trappola? No! È un altro fossile. Ok, non so come mai ci sono tutti questi fossili. Forse sabbia deserto. Ok, questo non ce l'ho. Forse questi fossili tutti messi insieme formano un dinosauro in particolare. Voleva forse fornirmi pompa dell'acqua. Voleva forse fornirmi tutti i pezzi per costruire un fossile in particolare. Ha sparpagliato forse queste cose perché vuole farmele prendere, non so, boh, qui c'è un pesce remo. Li ho già scavati tutti quanti, quindi non credo. Ah, qui c'è un regalo, mi era sfuggito, lol, vediamo. Ho le tasche piene, scambiamo con un fossile e lo sotterriamo di nuovo. E opla, vediamo quest'altro regalo, che cos'è? Pavimento acciaio. Non credo di averlo. Ok, mamma mia, un sacco di progetti su quest'isola. Che bella sta caccia al tesoro. È la prima volta, credo di aver trovato tutto. Fine! Finito il tempo, ma non solo finito il tempo, è anche finito, sono finiti i regali, ragazzi. Quindi
Mi piazzo qua davanti al municipio e aspetto che scada il tempo. Fine! Yeah! Carino, davvero una bella idea. Quindi ragazzi, io faccio i complimenti ad Antonio per aver organizzato questo simpatico evento in occasione della mia visita sulla sua isola. Io spero che quest'isola vi sia piaciuta e che abbiate trovato degli spunti interessanti, che sia anche la caccia al tesoro, che è un gioco divertente che potete fare con i vostri amici, perché anche questo è Animal Crossing, invitare gli amici sulla vostra isola o andare in visita sulle isole dei vostri amici per giocare insieme. Per oggi io mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Animal Crossing e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciarvi un commento a questo video e spaccare quel pulsante like. Ciao!